Ciao! Bentornati ragazzi, qui su una Zuma Corner con un nuovo vlog, un vlog aggiornamento, diciamo. Come potete già notare, ho cambiato qualità della webcam perché ho preso una vera e propria videocamera. Ho preso anche un buon nuovo microfono, spero che questa voce sexy vi piaccia. E per migliorare anche il gameplay, la qualità dei gameplay, ho acquistato un iPad molto molto bello, lo trovate sconto, ho detto perché no, mi può servire. Nel momento in cui sto registrando questo video abbiamo la manutenzione in corso per l'evento dei super campioni, anzi era super capitani, direi il vero. Questo evento ci darà la possibilità di collezionare 5 figure esclusive man mano che giocheremo e scaleremo la classifica dei vari giocatori. A quanto pare ci sarà una classifica bene o male come quella di Puni Puni. Non so se avete mai giocato al gioco di Overwatch per mobile, che in Italia, anzi in Europa, in America è già stato anche chiuso, i server sono stati distrutti. Però anche lì, per ogni evento, c'era una sorta di classifica dove i migliori giocatori andavano a ricevere tot premi. Ad esempio, se eravate tra il primo posto e il decimillesimo, dice decimillesimo, chi era compreso tra il primo posto e il millesimo riceveva tot reward, tot ricompensa. Chi era 1001 fino a 5000 riceveva quest'altro, e così via. Quindi credo che avremo anche questa cosa nel nuovo evento dei super capitani. Detto questo, oggi volevo parlarvi anche un pochettino del futuro di Inazuma Eleven SD, perché diciamo che sono un pochettino preoccupato, dire il vero. Come sapete, Inazuma Eleven SD è uscito da davvero pochissimo tempo, stiamo andando per la seconda settimana di gioco, dire il vero. E quello che ho potuto notare è che il gioco non dà la possibilità di farmare monete, farmare oggetti in generale o quanto altro. E questo molto semplicemente perché le monete level 5 all'interno del gioco ce le vende. Il mio consiglio allora è quello di non shoppare ancora su questo gioco, perché davvero non ne vale la pena. Ci sono pochissimi gradi S e man mano che ci addentreremo nel vivo di questo videogame usciranno sempre più personaggi, ed è proprio per questo che sono preoccupato, perché bene o male ogni settimana, ora o ogni due settimane come facevano con Puni Puni, avremo un evento. Quindi significa nuove miniature e l'esigenza ovviamente di trovarle per stare al passo con gli altri giocatori. Non basta quindi farmare solamente le monete con i livelli e completare tutto con i vari fulmini. E tra parentesi, sto finendo anche la guida in italiano su come ottenere ogni fulmine, che trovate ovviamente nel primo commento in descrizione. È un bel foglio docs, come vi feci vedere in qualche video scorso, e beh, diciamo che ho più o meno finito di compilare tutti i capitoli. Manca solamente una parte del decimo, ma lo sto finendo in queste ore. E manca l'undicesimo, che sarà abbastanza facile da tradurre tecnicamente. E ovviamente tradurrò anche l'evento dei super campioni. Ma stavo dicendo, man mano che usciranno sempre più miniature, noi avremo sempre meno monete. E quindi l'esigenza di trovare a tutti i costi delle determinate miniature ci porterà ovviamente a sborsare, che tra l'altro è quello che vogliono questi generi di giochi, i gacha. Onestamente in questo momento non credo di avere il bisogno di mettere soldi in questo gioco, sia perché dal canale non guadagno nulla, questo canale infatti non è monetizzato e non so se lo sarà mai più. E apro un'altra parentesi, mi hanno demonetizzato il canale molto semplicemente perché vi ricordate che avevo pubblicato quelle clip tecniche dei vari giocatori? Ecco, sono sparite per un motivo, fate 2 più 2. Comunque sia, non posso dire che Inazuma Eleven SD sia un brutto gioco, anzi mi ci sto davvero divertendo. Ma una volta che avrò finito di completare tutti gli stage con 3 fulmini, una volta che avrò finito tutto quello che può offrire la storia principale di Inazuma Eleven Ares, cosa potrò fare essenzialmente? Al momento possiamo fare solamente partite online con altri giocatori o con nostri amici, il che non è davvero un buon mezzo per tenere il gioco vivo. Nei file di gioco sono state però trovate varie informazioni molto molto interessanti. Ad esempio troviamo tutti i loghi delle varie serie di Inazuma Eleven, e questo ci fa pensare a ovviamente degli archi narrativi
fatti proprio come quello di Ares che abbiamo già giocato con 11 capitoli, ma non solo, ci fa pensare anche a nuove miniature che arriveranno. Ad esempio, con l'evento dei super campioni ci sarà un giocatore, da quello che sappiamo al momento, di Inazuma Eleven 2, ovvero Dvalin. Sempre parlando di cose trovate nei file di gioco, sono stati trovati anche i gradi SS e SSS per i giocatori. Come ci potevamo aspettare, dagli sviluppatori di Yo-Kai Watch Puni Puni arriveranno, oltre ai gradi S, appunto anche i gradi SS e SSS, e magari in futuro arriveranno anche dei gradi Z, chi lo sa. Quello che voglio dire però, e l'ho già detto anche sul mio gruppo Telegram che trovate in descrizione, è che se la prima settimana di Inazuma Eleven SD si è presentata bella con ricompense giornaliere potenti, cioè hanno regalato 3.000 monete, 5.000 punti passione, dei ticket, questa seconda settimana è un pochettino più sottotono, onestamente. Sembra che la prima settimana sia stata un tenete giocatori, divertitevi finché potete. E se onestamente questa fosse effettivamente la strategia che Level 5 vuole adottare per supportare Inazuma Eleven SD, la vedo molto molto brutta. Ora, non mi ricordo esattamente quanto costasse in valuta reale, quindi in soldi, fare una pescata da 10 miniature, ma dovrebbe essere sui 30 euro. Ecco, 10 miniature virtuali, tra parentesi, per 30 euro, con nemmeno la certezza di trovare un grado S o più, perché la percentuale di trovare dei gradi S con le monete arcobaleno, quindi quelle pagate, è poco, ma davvero poco più alta di quella rispetto alle monete in Azuma. Quindi, dicevo, far pagare 30 euro, 10 miniature, in un momento come questo, dove tu, Software House, chiamata Level 5, hai rimandato Inazuma Eleven Ares per 4 anni, no, no, non è una strategia vincente, tu i giocatori li allontani in questo modo. Come avrete poi notato dai miei recenti video di Inazuma Eleven SD, con le summon, con le pescate da 10, molto spesso trovi solamente gradi E. E io capisco che questo possa essere un gioco gacha, posso capire che sia un free to play e nessuno ti obbliga a giocarci, anzi lo fai di tua spontanea volontà, ma sul serio? Mi rendo conto tra l'altro che c'è gente più sfortunata di me, perché io di gradi S ne avrò 8 credo, 7-8, ma ci sono ragazzi che hanno addirittura solamente il Jude che hanno regalato, ed altri non sono nemmeno riusciti a riscattarlo per qualche strano motivo, ho visto. Quindi, se Inazuma Eleven SD rimane allo stato attuale di questa seconda settimana di gioco, io non lo so come andrà a finire. La mia unica consolazione è appunto sapere che usciranno dei vari tabelloni per ogni stagione dell'anime. Quindi dopo questo primo di Inazuma Eleven Ares uscirà magari quello di Inazuma Eleven 1, poi uscirà quello di Inazuma Eleven Go, poi uscirà quello di Inazuma Eleven 2, magari quello di Inazuma Eleven 3, per poi proseguire con quelli di Go e arrivare magari ad Orion, anche se credo lo metteranno un pochettino prima, dal momento che è l'ultima serie e quindi c'è marketing dietro. Nulla ragazzi, questi erano un paio dei miei pensieri riguardo Inazuma Eleven SD, fatemi sapere se li condividete o meno, fatemi ovviamente sapere la vostra qui sotto con un commento e non dimenticatevi di lasciare un mi piace, perché seriamente ho preso questa bellissima videocamera con la quale posso fare perfino così. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e qui da Diego dal Corner per oggi è davvero tutto e ovviamente giochiamo a calcio e questa volta in HD. Ciao ragazzi!